Ciao a tutti bianconeri e bianconere. Ben ritrovati sul nostro canale. È una bella giornata, è una bella giornata perché eh, si sta iniziando proprio dagli arbori eh, ad evolvere la nuova Juventus. Perché? Perché quest'oggi Michele Di Gregorio ha iniziato mh, da poco le visite mediche con la Juventus, è arrivato al J Medical, insomma, sta sostenendo le visite mediche, in più anche oggi sarà la giornata di visite mediche per eh, Lehman, la ragazza di Douglas Lewis, altro grande colpo della Juventus, e in più oggi alla Continassa, scusate, non alla Continassa, al G-Medical sono arrivati per accertamenti e visite mediche anche Rugani e Mattia De Sciglio, i quali sono anche loro con un piede e mezzo fuori eh, dall'Alianz Stadium, quindi dalla nuova Juventus targata Tiago Motta. Prima di arrivare a, a parlare un po' nel dettaglio di ciò che è emerso anche nella giornata di ieri sul fronte Federico Chiesa, io vi chiedo sempre di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale, in più se vi va di abbonarvi e non dimenticate di premere il pulsante sulla campanellina in modo tale da ricevere sempre le notifiche riguardanti il nostro canale per ogni nostra Pubblicazione, ecco allora ragazzi, eh, sicuramente siete molto eh, galvanizzati e lo siamo un po' tutti sull'argomento eh, calciomercato della Juventus. No, ci aspettavamo un'evoluzione sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i reparti eh, della squadra e così più o meno, su per giù, sta facendo Cristiano Giuntoli. Però, onestamente, in primis, io non mi aspettavo, diciamo, un pressing forsennato sotto proprio ogni punto di vista. Cioè, praticamente, un, un, un Cristiano Giuntoli che non si ferma mai per qualsiasi motivo, sta battagliando su più fronti, e ha chiuso Douglas Ruiz, ha chiuso Duran, ha chiuso Di Gregorio, sta chiudendo... Per cop perché il pupillo eh, sia di Giunto, lì che di Tiago Motta, per costruire questo 4-2-3-1. Però, infatti, eh, ieri a quanto pare si è raggiunto l'accordo definitivo eh, sullo stipendio, cioè più che altro con il giocatore, per 4,5 milioni, più bonus, ragazzi, questo più o meno, alla fine le cifre esatte nei dettagli si sapranno sempre a, firmat a, a contratto firmato. Quindi... Più o meno, queste sono le cifre. Io questo vi dico. E quindi penso che la prossima settimana, se non questo fine settimana, non lo so, non credo, penso più la prossima. Eh, giuntoli cercherà di chiudere il colpo, colpo Cop Miners. Si parla di eh, praticamente solo cash e non contropartite. Però, 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 infatti, poi con questo ci colleghiamo a un argomento importante. La Juventus, sicuramente, ha bisogno di cessioni Perchè, per monetizzare, per, eh, perché no, il mercato non si può fare solo in, in entrata. Ma soprattutto per l'amore di giocatori che alla la Juventus in esubero, bisogna farlo in uscita. I maggiori indiziati, ne abbiamo, abbiamo ripetuto più volte: sono sempre i soliti noti, in più si è aggiunto anche Rugani. Uh, nonostante il suo rinnovo di contratto a ribasso, uh, ha qualche offerta a quanto pare e dovrebbe partire, sempre se si arriverà alla cifra che la, Ju che la Juventus ri riterrà congrua alla sua cessione. Arriviamo però ad un argomento, in base alle cessioni, ovviamente clou. Diciamo perché Federico Chiesa a quanto pare è stato messo ufficialmente sul mercato e io voglio chiedere a voi cosa ne pensate di questo, eh, soprattutto come, come vedete la cessione di chiesa, soprattutto per mm, le cifre che eh, diciamo compaiono, che leggiamo, si parla di 25 milioni, 30 massimo, addirittura anche 20, dubito 20 milioni onestamente, e io penso che il periodo di Chiesa alla Juventus sia finito. Perché, a malincuore dico questo perché secondo me il, il suo infortunio mentalmente l'ha un po', diciamo, no, senza un po', l'ha condizionato tanto e non riesce a riprendersi da questo. Spero che in un'altra piazza... La più interessata a quanto pare la Roma. Lui eh, riemerga e riesca a tornare come una volta, ovviamente spero non contro di noi. però eh, per il peso a bilancio che ha e eh, diciamo il salto di qualità che non riesce a fare con la Juventus, secondo me è giù, dato che la scadenza del suo contratto è del 2025. Credo che la Juventus stia facendo bene a metterla sul mercato, soprattutto perché lui, a quanto pare, non è che abbassi più di tanto le pretese a livello contrattuale, a livello di stipendio, e credo che sia un'operazione un giusta da fare, anche perché nella testa di Giuntoli, di Tiago Motta, c'è quella di puntare nell'eventualità si riesca a piazzare Federico Chiesa, eh, c'è quella di piazzare il colpo Sancho, che è in uscita dal Manchester United e... Sicuramente è giunto e cercherà di prenderlo più che altro con un prestito con diritto di riscatto, un prestito gratuito. A quanto pare lo United vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, però percentuale, la percentuale dello stipendio eh, almeno metà, non lo so questo, ragazzi, nei dettagli perché ora precisamente non so quanto prenda, però prenda, prende veramente tanto, intorno ai 10 milioni forse. Non lo so, ragazzi, non mi sono andato a informare più di tanto. Però sappiamo che è altissimo e la Juventus non si può permettere un, eh, uno stipendio del genere, quindi sta puntando molto sulla volontà del giocatore e eh, diciamo sull'aiuto del Manchester United per ovviamente pagare parte dell'ingaggio. Vediamo, io se devo dirla tutta per come la penso. Uh, giocatori di questo calibro, perché comunque Sancio si è dimostrato anche in finale con Real Madrid, un grande giocatore, uh, finale con Real Madrid, parlo di Champions League, Borussia-Real Madrid. Un grande giocatore, uh, però. Giocatori di questo calibro, prenderli in prestito non è che a me piace tantissimo come quando c'è stato il fatto di un anno di Di Maria, non era in prestito però un anno, un anno di contratto, poi c'era la Coppa. Insomma, eh, c'erano i mondiali, non, non è che mi, mi sia piaciuto più di tanto, però questo prestito per grandi giocatori non mi entusiasma, ma avere Sancho di squadra sicuramente può solo che aiutare anche perché lui ha bisogno di rimettersi in luce, di rimettersi in mostra per gli anni difficili che ha passato agli, allo United, anche perché c'è la riconferma di Tenag, i due sappiamo benissimo che ormai sono i ferri corti, però... Oltre a Sancho sicuramente bisognerà capire la situazione su lei e sicuramente bisognerà fare un altro colpo lì davanti per eh, gli esterni. Per quanto riguarda gli esterni, poi bisognerà capire anche eh, Milik perché eh, se esce Milik bisog cioè, bisogna investire su un, su un nuovo attaccante. In più, Ken, se non oggi, domani, insomma, eh, in questo weekend, svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. La Juventus, la Juventus si sta iniziando a formare. E la priorità è sicuramente il centrocampo. Se non esce Chiesa non si affonda per un altro esterno. E sicuramente sarà di valore appunto. Ho nominato Sancho Io preferirei Adeyemi, onestamente. Devo... Parere mio, eh? Parere mio, ragazzi. È giovane, non costa tantissimo. Lo stipendio non è altissimo. Io preferirei Adeyemi. Poi bisogna capire anche lui stesso se voglia andare in Premier, se ha offerte alla Premier, però... È un mio parere personale. Poi faccio una piccola parentesi su Calafiori. A quanto pare è saltato, cioè senza, a quanto pare è saltato. Andrà sicuramente all'Arsenal. Eh, in molti lo hanno detto, lo ha detto anche a La trattativa che ha portato Azic alla Juventus, diciamo che ha eh, rotto gli equilibri tra. Bologna e Juventus, quindi, questo sicuramente, oltre a Tiago Motta, è stato uno dei motivi per il quale eh, il Bologna ha puntato i piedi e non ha voluto cedere alle lusinghe eh, della Juventus per Calafiori. Poi ha alzato l'offerta dopo gli europei a 50 milioni, è sicuramente giunto lì: non può permettersi una cifra del genere, neanche perché dobbiamo puntellare con Cop Miners, finire di puntellare il centrocampo e quei soldi servono come il pane. Quindi ragazzi, più o meno questo è il sunto. Grazie per averci seguito. Aspettiamo le altre visite mediche dei giocatori. Il 10 luglio partirà la stagione della Juventus con il ritiro alla Continassa. Gli uomini di Diacomotta. Nel weekend arriverà anche lui con tutto il suo staff. Pronti ragazzi? Si inizia finalmente. Non vedevamo l'ora. E niente. Rimaniamo sempre aggiornati. Ciao ragazzi, alla prossima. Mi raccomando lasciate like e iscrivetevi.